Good morning, Mr. and Master Lynch. It's October 17, 2021. It's Sunday here in Naples. 66 Fahrenheit, around 19 Celsius. E questo significa che sì, è quella giornata veramente, 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 veramente mite. Questi giorni in questo periodo, ma sempre caratterizzata da quel freddo. Poi in più, sempre rispetto al periodo, e oggi pensavo innanzitutto al fatto dell'anniversario di matrimonio dei miei genitori, 29 anni, e volevo caricare insomma due pezzi alla tastiera, ma il video scalerà credo a martedì se non a mercoledì, perché ho dovuto caricare un altro video abbastanza lungo, lunghissimo direi. Magari per maggiori informazioni metto, ci sono altre informazioni in descrizione. E questo video già doveva essere caricato l'altro ieri, ma ha avuto dei problemi. Doveva caricare ieri, ha avuto dei problemi. Praticamente ha caricato questa mattina. E poi devo anche caricare un altro video. Dopo questo video che ha caricato e oggi ed è scalato dopo 2 giorni. E dopo quest'altro video poi. E dopo quest'altro video poi caricherò quello per i miei genitori. Quindi mi spiace un po' per il ritardo, ma. Fatto tutto il possibile per anticipare questi video, ma non è stato possibile. Però oltre a essere l'anniversario dei miei genitori, oggi potrebbe anche nascere la prima figlia di mio fratello, un po' più piccolo di me, e quindi potrebbe esserci, diciamo, un doppio festeggiamento. Mio fratello è un po' più piccolo di me, un anno e 9 mesi, anche se sui figli. Sul matrimonio, già ho detto in un altro report qualche giorno fa, qualche settimana fa, che cosa ne penso, una mia visione, ma magari forse ne aggiungo di nuovo qualcosa in descrizione, una visione anche comunque filosofica direi, sul matrimonio, comunque diversa in generale, la mia visione in generale è diversa da quella del 95% delle persone, e però comunque. Grandissima cosa qualora questa bambina dovesse nascere lo stesso giorno, insomma, per loro penso una bellissima cosa questo festeggiamento, diciamo, in concomitanza. Poi pensavo al fatto che oggi mi sono svegliato più tardi del solito, ma ero convinto di alzarmi sempre alla stessa ora. Infatti, più o meno mi ero svegliato alla stessa ora, ma poi sono alzato praticamente all'ora di pranzo. Qua è ora di pranzo in Italia. E vabbè, capita, mi sarà capitato 2 o 3 volte tutta la mia storia finora, così tardi, ma probabilmente sono così stanco, ero così stanco per la gestione del mio canale YouTube, che in realtà ne ho 4, capita a volte, tanto spesso faccio questi orari a livello di andare a dormire, insomma, anche alle 5, alle 6 di notte, ma è bello che non vengo neanche ricompensato, non ho quei requisiti tali per monetizzare. Molta gente mi dice che dovrei avere più di 1000 iscritti anche di più, ma purtroppo le regole di YouTube funzionano in una certa maniera. Anyway, I suggest to see from the window. Today, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. Partly cloudy, for me also è molto coperto in realtà, come ho visto, molte nuvole e potrebbe anche piovere, credo, nelle prossime ore, sempre tutto cambiare, io credo però l'indirizzamento sia quello, ma vedremo, certamente resterà coperto con le nuvole, almeno credo, but as always we will see. Said this, so from the mythical window with the colored curtain, this is beautiful colored curtain today behind me, and it's green roller shooter. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640. IPG 625. Have a great day. Him and
and everyone too.